Lo sport, come valore aggregativo e formativo, è cultura. Si è svolta alla Ego Wellness Resort di Sant'Alessio la 7ª edizione della Ego Party Sport. È nata così l'idea di una serata di incontro con le principali associazioni sportive del territorio. Tante le società e i personaggi che sono passati dalle due postazioni, i due corners allestiti dalla nostra emittente e curati con la loro proverbiale professionalità dai colleghi Lorenzo Bertolucci e Guido Casotti. Dalle arti marziali al basket, ma anche calcio, ciclismo, ginnastica, pallavolo, con le campionesse Nadia Centoni e Luna Carocci. Ed ancora sport paralimpici, il panathlon Lucca, motori, pattinaggio, pugilato, scherma, sport invernali, tennis, triathlon. Oltre a realtà come il liceo sportivo, con docenti e studenti a raccontare e raccontarsi. Insomma, una bella serata che ci ha permesso di apprezzare realtà meno conosciute e che godono di minore visibilità. Il momento clou è stato senza dubbio legato alla premiazione del basket Lemura Lucca, che lo scorso 7 maggio ha conquistato uno storico scudetto. In rappresentanza della società biancorossa, il presidente Cavallo, il dirigente Piancastelli e l'ex giocatrice Gloria Favilla. A fare gli onori di casa il patron di Ego, Renato Malfatti, uno che conosce molto bene il mondo del pallone a spicchi, essendo stato giocatore di buon livello. Tutta la serata vi sarà riproposta nei prossimi giorni su Noi TV e su Rete Versilia News.